tempo la Juve sembrava un fantasma, voglio dire, e poi dopo anche secondo tempo un po' migliorata, ma non sono prestazioni di grandissimo livello sicuramente, però credo che quest'anno per Allegri sia l'anno più difficile con la squadra che ha, e credo che la classifica che ha, ripeto, sia soddisfacente per la squadra che ha, però è chiaro che ieri ha giocato molto male. Lele, parlando della società, vogliamo anche riportare le parole di Giuntoli prima di questa partita. Ottimistiche nei confronti di Allegri e del futuro di Allegri. Eccole qua, Cristiano Giuntoli. Lele? Sì, le stavo leggendo. Dammi il tempo. Hai visto? Ma riesci a leggere da qua? Certo che legge. Bene, No. Io adesso... Non... Tu l'hai letto o no? Sì, l'ho letto. Io però non l'ho capito. Cioè, vorrei capire da voi se avete capito quello che ha detto Giuntoli. L'avete capito? Allora, in realtà... sbaglio, ho aggiunto anche non abbiamo bisogno di allungare il contratto per progettare e programmare il futuro insieme. Questo non è un concetto, secondo me, giusto. Cioè, secondo me, Cristiano Giuntoli ha detto quello che voleva dire in quel momento senza crederci troppo, però quella frase, con un anno di contratto non c'è problema di rinnovare per programmare, ecco, è lì che non dai forza, secondo me. A fine anno, con le carte in tavola, programmeremo il futuro insieme. A me sembrano molto le parole di Scaroni a proposito di Pioli, cioè una conferma che è arrivata un po' di tempo fa, perché c'era la necessità di compattare l'ambiente in vista di obiettivi importanti. Lo stesso discorso, giuntamente, dal suo punto di vista fa Giuntoli, perché la Juventus deve centrare naturalmente la qualificazione alla prossima Champions League. Ma io credo che non si possa tenere Allegri se non rinnovando il contratto, per una ragione molto semplice: l'anno prossimo la stagione per la Juventus finisce il 15 luglio del 2025, perché ci sarà il mondiale per club. Il contratto di Allegri scade il 30 giugno, può essere prorogato per 15 giorni su deroga della FIFA. Il problema è che la stagione ancora successiva comincerebbe una settimana dopo. Quindi voi immaginate che sia possibile che Allegri resti soltanto fino al 15 luglio 2025 e la stagione nuova dopo una settimana cominci con un altro allenatore? Mi sembra assolutamente improbabile. L'unico modo per tenere Allegri sarebbe prolungargli il contratto fino al 2026, ma non credo che in questo momento la Juventus voglia legarsi per un altro anno di contratto ad Allegri, perché per cui per me è improbabile che Allegri resti allenatore della Juventus. Ma Evaristo, perché rischia di perdere Chiesa? C'è una convivenza difficile in questo momento, se resta uno non resta l'altro. Ma non credo che arrivino a quelle decisioni di che un giocatore, cioè, analizzeranno il discorso che hai fatto, è perfetto dentro o fuori, non puoi temporeggiare. Nell'attimo che prenderanno la decisione, secondo me qualche giocatore della Juve verrà preso in considerazione, perché Chiesa, tutti noi, io lo apprezzo, mi piace Chiesa, però per gli infortuni, per quelle cose lì, un po' di problemini li ha avuti. Adesso non so se dipende dall'allenatore o no, però Chiesa, quando ha vinto l'Europeo, c'era Chiesa, Locatelli e c'era ancora Bernardeschi, e mi ricordo che erano stati i tre giocatori migliori della nazionale degli europei. Quando sono tornati a Torino, qualche problemino con Allegri li hanno avuti. Tu lo terresti Allegri alla Juve? Non c'è la domanda di riserva. No, ma non mi piace nessuna domanda. No, non è che mi piace, no. Dico, c'è qualcosa che non mi quadra, perché io credo un allenatore che uno può piacere e non piacere, però un qualcosa devi dare, devi... Lui mi sembra che ultimamente ragioni un po' troppo da dirigente. Grazie, grazie Evaristo. Ma sai cosa c'è? Posso andare? No, volevo dire che ci sono, come dicevamo, del Napoli, ci sono anni e anni. Un giorno parlavamo con Mauro e parlavamo di doveri, ci sono anni e anni. Doveri vedeva i peli nell'occhio, quest'anno all'inizio del campionato non vedeva neanche un prete nella neve. Per cui ci sono anni e anni per tutti. Hai capito? Anche per i giocatori, per gli allenatori, per gli arbitri, per tutti. Ci fermiamo, torniamo subito, rimanete qui con la domenica.